that we had nothing to fear, but then he made me promise to go into the closet if I heard screaming. I hid underneath Con Duro d'Arachidi è buonissima. Io sono fissata con Duro d'Arachidi. Qui è buonissimo. Do you like Peter Butter? Speak in Italian like you did. In Italian? Yeah, pronto. Ciao. L'unica cosa che sa è pronto, perché io quando rispondo al telefono dico pronto. Yeah. Mi stai iniziando a seguire? Magico mondo delle palestre canadesi americane. Tra l'altro lì ci sono le mie iniziali, perché la scuola si chiama Monarch. Questo è il mio meraviglioso pranzo con l'acqua. Allora abbiamo delle arance, yogurt alla ciliegia con il rispettivo cucchiaino, poi una banana, questo di nuovo, ma sono troppo buone queste barrette. Un tosto con tipo maionese, crema di formaggio con dentro il pollo e delle erbette. Non dovrebbe essere male in teoria. Oggi pomeriggio dobbiamo vedere un film, Hotel Rwanda, perché abbiamo letto un libro che si chiama Shudder. Parla di senza tetto che è stato un soldato e ha vissuto il genocidio in Ruanda, e quindi stiamo vedendo il film che parla di questo genocidio. Stamattina abbiamo letto un po' del libro, abbiamo fatto un po' di commenti in coppia e poi abbiamo fatto palestra. Bisognava scegliere tra volleyball, badminton, calcio e basket, ovviamente sotto pallavolo. Abbiamo vinto due partite, che bello. Poi siamo venuti a pranzo, quindi dovrebbe essere una giornata molto tranquilla oggi, cioè a differenza di ieri che abbiamo fatto tantissimi test, perché bisogna fare degli assessment test in modo che poi ti danno una valutazione finale che ti dà il credito. Questo mese di scuola in preparazione alla scuola definitiva mi dà un credito e mi serve per la graduation o comunque per avere dei voti migliori, e quindi alla fine è utile per questo farlo in teoria. Adesso abbiamo appena visto un pezzo del film, abbiamo un quarto d'ora di pausa e poi continuiamo a vederlo. Penso che ci avanzi un po' di tempo, quindi leggeremo ancora il libro. Ora vi spiego un po' cos'è questa scuola estiva. Allora, è una specie di preparazione alla scuola definitiva. Infatti ci sono soltanto exchange student che stanno per un anno e di tutte le nazionalità, che siamo diciamo riuniti in questa scuola, e dobbiamo... Questa è la campanella. Perfetto. Dobbiamo prepararci appunto ad andare alla scuola definitiva. Impariamo a fare i saggi, impariamo a fare i report. Siamo un po' già nel mood della scuola in inglese e facciamo molta conversazione. Va dal 29 luglio in questo caso fino al 23 agosto. Devo dire che non è male, cioè è abbastanza piacevole come scuola, cioè non è troppo pesante e le lezioni non sono difficili, però bisogna essere nel giusto livello. Infatti si fanno vari test per vedere il proprio livello di inglese in modo da essere messi nella classe giusta, perché non servirebbe a nessuno se si stesse in una classe in cui è troppo facile. Per quanto riguarda invece il credito che vi ho detto prima, il credito viene dato dopo questo mese e può servire per fare la graduation oppure per semplicemente avere un punto in più durante la scuola e sapere che tu sei appunto preparato perché hai fatto un mese in più. All'inizio ero un po' scettica e pensavo che sarebbe stato inutile farlo, e invece alla fine nella classe in cui sono stata messa ho trovato delle persone che sanno parlare e interessanti anche da conoscere. Ho fatto amicizia e questa cosa insomma mi ha resa abbastanza contenta. Così parto già con delle amiche e quindi alla fine diciamo che è piacevole, ma è servito entrare già nel mood, poi aver imparato più o meno come funziona qui tutto.